Un ponte economico tra la provincia di Teramo e la Bielorussia è una realtà. Tante sono le opportunità di business nei settori dei macchinari, mobili, infrastrutture, agroalimentari, pelletteria, messe in evidenza durante la giornata di lavoro che si è tenuta alla Camera di Commercio di Teramo, organizzata dal Polo di Innovazione Arredo Legno Mobile PALM. Noi apriremo un mercato, se le cose andranno bene, che ha numeri incredibili, parliamo di 180 milioni di persone, quindi parliamo dalla Russia, dall'Armenia, eccetera, eccetera, perché la Bielorussia è un ponte proprio per entrare in questi mercati. Amano molto l'Italia, amano il Made in Italy, amano l'agroalimentare, sono molto, diciamo, sensibili al nostro gusto, al nostro saper vivere, quindi ci sono grandi opportunità. La Bielorussia cresce a ritmi incredibili, parliamo di un PIL tra il 2 e il 4% l'anno, e quindi credo che le aziende nostre, che non sono, diciamo, tante che oggi operano in Bielorussia, e questo ponte si può creare. Avendo la fortuna di avere anche noi all'interno in Italia il rappresentante italiano della Camera di Commercio Bielorussia, pensiamo che attraverso questa iniziativa, soprattutto anche con gli amici del Polo, e qui va fatto un plauso al presidente del Polo PALM Bernardo Sofia, pensiamo di creare un ponte per la crescita, lo sviluppo e la qualificazione delle nostre aziende teramane. Vladimir Ulakovic è il presidente della Camera di Commercio della Bielorussia in Italia. Innamorato del Made in Italy, promette scambi economici importanti tra le realtà produttive teramane e il suo paese. In Bielorussia è molto apprezzato il Made in Italy. Voi siete in provincia di Teramo. In questa provincia che cosa apprezzate in particolare? Soprattutto devo dire che Italia in generale per Bielorussia è una cosa molto molto particolare, è un paese molto particolare, perché abbiamo grandi esperienze di cooperazione in settore di umanità. E il ponte economico? In senso economico certamente. La missione di Camera di Commercio è sviluppare i nostri rapporti economici e abbiamo grandi potenzialità. Soprattutto in settore di macchinario, qui anche settore di legno, mobili, fashion, certamente, prodotti alimentari. E Bielorussia come paese è un paese industriale, sviluppato abbastanza. Il nostro privilegio è anche dare ai partner italiani possibilità di lavorare in grande mercato euroasiatico. Perché la Bielorussia è una porta per grande, grandissimo mercato euroasiatico, dove parole Made in Italy funzionano.